Innanzitutto ci vuole tempo, poi è una cosa che bisogna comunque fare per forza, perché la differenza fra la Serie A2 e la Serie A è una differenza molto marcata, per cui è giusto anche tenere tutti i ragazzi dello scorso anno che si sono meritati il salto di categoria, però purtroppo bisogna rinforzarsi per forza di cose. Quindi, come ripeto, non è una cosa molto semplice poter inserire gente nuova e di qualità in un contesto già ben collaudato, però anche i ragazzi sono coscienti che servono dei rinforzi per poter perlomeno avere le possibilità di ben figurare una categoria superiore, altrimenti sarebbe impossibile. E quindi sarebbe una brutta cosa andare incontro a un cattivo campionato dopo aver fatto una cavalcata dell'anno precedente. Quindi bisogna per forza di cose adeguarsi alle esigenze della Serie A e cercare di gestire questi nuovi arrivi in maniera tale da non scompensare l'assetto di tutte le componenti della squadra. Per cui sta sia da parte nostra metterci qualcosa, anche da parte dei ragazzi capire che ci vogliono delle novità e dei cambiamenti per poter... Perché, ripeto, a me inizio stagione. Non siamo presuntuosi e non è che non ci poniamo limiti. Il nostro obiettivo iniziale era quello di fare un buon campionato. Certo, con i nuovi innesti potremmo sperare in qualche cosa di più, ma sempre con i piedi tenuti ben saldi per terra, perché ci vuole sempre umiltà e sapere che ci sono squadre molto forti e squadre che sono molti anni che fanno questa categoria e che sono molto attrezzati, come, anzi, forse più di noi. Per cui diciamo che da un iniziale pronostico di una rimanenza nella serie superiore, vorremmo forse cercare di fare qualcosa di più, chi lo sa, i playoff sarebbero già un ottimo risultato. Pronto? No, non lo so, bisogna però per sempre pur cominciare una volta, altrimenti non si va mai in fondo. Probabilmente un inizio così in sordina, diciamo, partendo solamente dal fatto che si prendono giocatori di A2 assolutamente, penso, credo la maggior parte giocatori di A2 e di B, però in un futuro potrebbe essere anche un qualche cosa di molto interessante per poter avere una selezione che sia veramente di categoria, insomma.